bersaglio così. Thank you.
Cali, come va? Navette sbloccate. Vai ai comandi e fai salire gli studenti. Fermi, dove diavolo è Rodriguez? Serve fuoco di copertura. Ne servirà ben altro. Joker, siamo a bordo di una navetta di Cerberus. Non sparare. Ricevuto. Mi ho sui sensori. Questione di un minuto. Grazie, comandante. Senza il tuo aiuto non saremmo mai usciti da quella stazione. Risparmia il fiato. Siamo stati grandi. Appena sbarchiamo vi farò tatuare tutti. Offro io. Cosa preferite? Il logo del progetto Ascension? Un pugno fiammeggiante o un unicorno per Rodriguez? Oh, al diavolo! È incredibile che siamo riusciti a salvarli. Pensavo fosse meglio mantenerli in ruoli di supporto. Ma forse sono pronti dopo tutto. È come se sono pronti, ma l'Alleanza ha bisogno di loro come supporto. Cosa? Siamo addestrati alle armi d'artiglieria! Non ci servono unità d'artiglieria. Ci servono barriere per le nostre squadre in prima linea. Stronzate! Ehi, se ci vogliono lì, faremo come dicono. Sono sicura che ci beccheremo lo stesso qualche colpo. Contatto visivo, comandante. Preparatevi all'attracco. Ehi, Jack, indosserai un uniforme adesso che sei arruolata a tutti gli effetti o ti farai tatuare le insegne da ufficiale? Va al diavolo, tenente timoniere. Che ti prende? Jack ha promesso di moderare il linguaggio per mantenere la dose di professionalità che richiediamo ai nostri insegnanti. Cos'è? Deve pagare per ogni ingiuria che le scappa? In tal caso potremmo comprarci un incrociatore nuovo di zecca. Tappatevi le orecchie, ragazzi. Senti un po', Joker. Vaffan... Ben fatto, Shepard. Non oso immaginare cosa sarebbe successo a quei bambini se fossero finiti in mano a Cerberus. Hackett ha assegnato gli studenti migliori al progetto Crucibolo. Sembra che David Archer gli abbia già dato nuove idee. Hanno tanta voglia di rendersi utili. Quegli studenti sono quanto di meglio l'umanità possa offrire e li schiereremo in battaglia. Diavolo, odio questa guerra. Non c'è nel rapporto di Hackett. Cali Sanders è al sicuro. Ora è con le reclute. Grazie, Shepard. Quando ho saputo dell'attacco... ho già perso fin troppi amici. Le chiede di non farsi ammazzare. Ma davvero? Grazie, Shepard. Potrebbe essere la prima buona notizia della settimana. Anderson, chiudo. Terminale privato, comandante. Guarda quella mappa galattica. Hai idea di quanti giochi strategici si basino su quella interfaccia? Ti piacciono i giochi strategici? Abbastanza. Molti sono troppo scenici, però. Preferisco gli scacchi. A casa ho un set di quarzo rosa e di ematite. Mi piace la sensazione di qualcosa di solido in mano. Beh, ora che conosco il tuo punto debole, potremmo provare a giocare. Sarà più divertente che sfidare Ida. Ida non suda mai. Giocare a scacchi fa sudare? Dipende da quanto ti diverti.
Ho appena saputo che l'evacuazione dell'Accademia Grissom è stata un successo. Non avremmo potuto salvarli se tu non avessi intercettato il loro SOS. Ottimo lavoro. Grazie, comandante. Comandante? Salto supersonico completato. Shepard, Cerberus si sta schierando lontano dai campi di battaglia di Tuchanka. Il suo obiettivo sembra essere un antico sistema d'armamento terra-spazio risalente al periodo della rivolta dei Krogan. Il sito non presenta evidenti vantaggi strategici e i Krogan non sono in condizione di intervenire. Quale potrebbe essere il fine di Cerberus? Non lo sappiamo, ma quella è gente che non agisce senza un piano. Devi fermarli e scoprire quali sono i loro propositi, già che ci sei. Lo faremo. Bene, Hackett, chiudo. Pare che Cerberus abbia attivato quel cannone, comandante. Io torno su e controllo qual è il loro bersaglio. Inizia pure. Bene. Volentieri. Thank you.
collegare nella sala di controllo. Non è certo la reliquia Krogan che mi aspettavo di trovare. Centro di controllo sicuro. Assumo i comandi dei cannoni. Spazzeremo via quella nave. Stanno staccando la corrente. Dovrete ripristinare l'energia. Muoviamoci! Presenza nemica! Deviato l'energia al terminale principale. Torno subito indietro. Presenza nemica! Comandi dei cannoni operativi. Puntamento attivato. Coordinate, tenente. Trasmesse. Fuoco. Colpo diretto a dritta, comandante. Bersaglio danneggiato. Ripeto, colpo diretto. Morti e sepolti. Bene, ottimo lavoro, squadra. Shepard, l'attivazione di quei cannoni Krogan ha posto Cerberus in una condizione di netto svantaggio nel sistema. Il nemico sta ripiegando, ma temiamo che possa tentare una riconquista della struttura. È probabile. Ordinerò a una squadra dell'Alleanza di proteggerla. Grazie a te, ora abbiamo una testa di ponte in posizione strategica. Molto bene. Ben fatto, comandante. Hackett, chiudo. Non possono essere bombardati o bombarderemmo quel che resta dei nostri pianeti.
informano il... Hai ricevuto nuovi messaggi, comandante. Comandante? Arresto immediato! Rilevati i nemici alle coordinate d'atterraggio! Joker, cos'hai trovato? I sensori mostrano un razziatore parcheggiato davanti al velo. Non potrai avvicinarti con una navetta. Riunisci gli altri nel centro di comando. Tutti gli occhi sul velo. Agli ordini, signora. Nuova forma di razziatori, Shepard. Usano velo per avvelenare l'atmosfera di T'Chanka. Problematico. Se vogliono la guerra, l'hanno appena trovata. Primarca, ci servirà il vostro aiuto. Sarà difficile. Le nostre perdite su Palaven sono catastrofiche. Lo facciamo per Palaven. Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. Che cosa hai in mente? Un attacco combinato. I suoi uomini colpiranno il razziatore con un assalto aereo. Trex, nello stesso tempo i tuoi soldati attaccheranno da terra. Insieme potrete allontanarlo da quella torre. Sì, distrazione. Piccola squadra potrà raggiungere velo e finire di sintetizzare cura. Eva dovrà venire con noi. Non abbiamo mai affrontato un razziatore così da vicino. Siete tutti con me? C'erano forse dubbi? Muoviamoci, Pajek. È tempo di curare la genofagia. Comandante, un messaggio contrassegnato come urgente. Glielo giro in sala comunicazioni. Da Alatras. Comandante Shepard, sappiamo che ha raggiunto T'Chanka. E immagino che Mordin Solus le abbia già proposto di usare il velo. Ci state spiando? Non direi. Il velo è l'unica linea d'azione a vostra disposizione. Comandante, non può permettere che una mal riposta compassione per il Krogan annebbi il suo giudizio. Crede davvero che curare la genofagia porterà a una pace duratura? Dobbiamo offrire ai Krogan tale opportunità. Non può condannare un'intera specie in base a ciò che potrebbe succedere. Ciò che succederà è che i Krogan si riprodurranno senza alcun controllo. Li abbiamo elevati proprio per la loro natura violenta, non per le loro abilità diplomatiche. Un'altra guerra è inevitabile. Cosa vuole Dalatras? Anni fa i nostri agenti hanno sabotato il velo per assicurarsi che ciò che intendete fare non fosse possibile. È probabile che Mordin individui il malfunzionamento e lo ripari. Se lei si assicurerà che non lo faccia, la diffusione della cura verrà alterata quel tanto che basta perché fallisca. Nessuno noterà la differenza. Vuole ingannare i Krogan? Non c'è bisogno che lo sappiano. Lasci che Urgnot Vrex creda che ha mantenuto la promessa. Mordin non lo permetterà mai. Lascerò a lei la gestione della cosa, comandante. Potremmo fornirle i nostri migliori scienziati per la costruzione del crucibolo e il totale supporto delle nostre flotte. Se saboterò la cura... Ci pensi bene, comandante. La scelta è sua. Ho ordinato ai clan di riunirsi alle valli. È il terreno sacro d'incontro. Atterreremo lì e guideremo un convoglio corazzato contro il razziatore. Sarà un momento determinante per la storia dei Krogan. Storia Krogan piena di momenti determinanti, per lo più violenti. Spero questo sia migliore. Comandante, sembri preoccupata. Ho ricevuto un messaggio dalla... Rex, sono brava! I razziatori sono già nelle valli, cominciate a preparare le armi! Tenetevi forte, si scende! Ah!
Shepard, tienili lontani dalla femmina. Devo capire cosa succede con gli altri clan. Ognuno si scelga un bersaglio e attenzione alle spalle. E ora andiamo! Finco in avvicinamento! Avanziamo! Non lasciateli salire! Qui si mette male! Qualunque cosa tu faccia, tienili lontani dalla femmina! Prima pala, ora qui! Abbiamo ancora finito, ne arrivano altri. Li abbiamo fatti fuori quasi tutti. Un giorno intoneranno canti di guerra su questa battaglia. Finalmente il sangue dei razziatori ha bagnato il nostro suolo. Dobbiamo raggiungere il velo. L'assalto aereo è in arrivo. Femmina sta bene, Shepard. Segni vitali stabili. Cosa ci fa qui un Salarian? Nessuno mi aveva avvertito. Diversi Krogan. Problematico. E tu chi sei? Urdnot Vrev, fratello di sangue del nostro illustre capo. Vrev e io condividiamo la stessa madre, nient'altro. Cosa per cui sono grato. Io ricordo ancora cosa significhi. Noi flagelliamo vivi i nostri nemici e li affoghiamo in un geyser del loro stesso sangue. Non li invitiamo nella nostra patria. Questo Salarian non è vostro nemico, è qui per curare la genofagia. È stata la sua gente a condannarci alla genofagia. Perché... Perché io mi fido. E tu farai lo stesso. Potete restare qui e inasprire le antiche ferite come i Krogan hanno sempre fatto? Oppure combattere il nemico che eravate destinati a distruggere e vincere un nuovo futuro per i nostri figli? Io scelgo di lottare. Chi si unisce a me? Io. E anch'io. Alzate la testa con orgoglio, davvero, Krogan. C'è un razziatore da uccidere. Vrev non è l'unico Krogan che vuole vendetta per la genofagia, Vrex. Trova il modo di placarli. Chiederò al Consiglio di ridarci parte del nostro vecchio territorio. Avremo bisogno di spazio per espanderci, per riconquistare la gloria del passato. La gloria del passato ha portato rivolta dei Krogan. Innumerevoli morti, creazione di genofagia, piano di espansione problematico. Com'erano i Krogan del passato? Tuchanka non è sempre stato un pianeta desertico. Un tempo i Krogan erano un popolo fiero. Avevamo dei sogni, un futuro ricco di speranza. Fino a interferenza di Salarian? No, fummo noi a distruggere Tuchanka. La tecnologia ci cambiò, rese la vita troppo facile. Così cercammo nuove sfide e le trovammo dentro di noi. La guerra nucleare fu inevitabile. Ora il nostro pianeta è in macerie. Ci servirà un luogo migliore per vivere. Aiutare a sconfiggere i razziatori dovrebbe valere un nuovo pianeta. Anche 10. Ma hai ancora visto con quale velocità possiamo popolarli? Vrex. Che c'è? Una volta curata la genofagia avremo tanto da recuperare. Comandante, sulla navetta c'era forse qualcosa che volevi dirmi?
La Dalatres voleva un accordo segreto con me. Che tipo di accordo? Ha detto che anni fa hanno sabotato il velo. La cura non funzionerà a meno di ripararlo. Anni fa i nostri agenti hanno sabotato il velo per assicurarsi che ciò che intendete fare non fosse possibile. E ha pensato che non ce ne saremmo accorti? Giustamente. Probabilmente avrebbe ingannato i test, ma conosco operato di SOS. Posso sistemare. Non siamo venuti fin qui per niente. Hai risparmiato alla nostra specie un altro genocidio, comandante. Lo dicevo che potevamo contare su di lei. Perché ci fermiamo? Rex, tu e Mordin restate con Eva. Qua fuori si mette male. D'accordo. I razziatori sono più grossi. Che succede? È pericoloso fermarsi in quel modo. Guarda quel razziatore. Là fuori c'è la fine del mondo. Sarà la mia prima vittima, ma non l'ultima. Problema. La strada è andata, il convoglio non riesce a passare. Squadriglia Turian Artimek, qui è Shepard. Siamo in ritardo, rinviate l'attacco. Negativo, comandante. Il nostro approccio è deciso. Il razziatore sa che siamo qui. Un attacco aereo non basterà contro un razziatore. Dobbiamo unirci alla battaglia. Troveremo un altro modo. Shepard, lì c'è una galleria. Potrebbe essere un'uscita. Raggiungiamola. Rex, mi ricevi? State tutti bene? Sì, solo qualche graffio. Niente che il Salaria non possa rattoppare. Anche il trasporto di Brev ce l'ha fatta. I Turian hanno dovuto richiamare il loro assalto aereo. Avremo bisogno di un nuovo piano per il razziatore. Cosa dobbiamo trovarti? Dove sei finita? Sottoterra. Vedo come delle rovine. Comandante, ti trovi nella... Credevo che i Krogan e l'arte non avessero niente in comune. Nota come il soggetto dell'opera sia l'obbedienza. Qui è Shepard. Scusa, stavi dicendo? Ti trovi nella città degli antichi, comandante. Come ne usciamo? Non esistono mappe. È abbandonata da migliaia d'anni. Sei una vera pioniera, Shepard. Esci da lì. Scusate, ma qua sotto la terra trema. Sentite anche voi queste scosse? Qui non si sentono. Potrebbe essere qualcos'altro, comandante. Si dice che Kalros, la madre di tutti i divoratori, viva in questa regione. Il che è un altro motivo per portare le chiappe fuori da lì, Shepard. Datti una mossa. Kalros, la madre di tutti i divoratori. Suona pericolosa. Quando i Krogan danno un nome a un divoratore, sai di essere nei guai. Pensano che nessuno lo ucciderà mai. Rakni. Oltre a quelli morti ce ne saranno altri. Vrex, abbiamo trovato dei Rakni. Tieni gli occhi aperti. Lo so, alcuni di loro ci hanno appena attaccati. L'unica cosa che conta è arrivare al velo. Raggiungici al più presto.
c'è della luce più avanti. Questa è bella. Una zona di Tuchanka non ridotta in macerie. Sono i resti di una civiltà fallita. Vrex, siamo tornati in superficie. Beh, se riesci a vedere il sole, è già un progresso. E il verde? Non pensavo che crescessero ancora delle piante. Ciò che vedete è la speranza, tutta quella che resta su Tuchanka. Un tempo questo era un mondo meraviglioso. Con un po' di fortuna potrà tornare ad esserlo. Shepard, quel razziatore è ancora intorno al velo. Cerca di uscire da lì e noi passeremo a prenderti. Ci proviamo. E una volta a destinazione... Non sapevo che i Krogan fossero capaci di questo. Finalmente mi vendicherò. Vedo le rovine. Forse Eva ha ragione. Curare la genofagia... Più avanti! Abbiamo movimento. L'eco di una città. Più avanti! Abbiamo movimento! Altri bersagli da battere! Occhio, ne stanno arrivando degli altri. Arriva uno di quelli grossi. E non è da solo. Succede? Un'idea folle di cui potremo parlare più tardi. Per ora preoccupati soltanto di uscire da lì.
Sacri. Non ho detto che sarebbe stato facile. Passando sotto il ponte. Scendi qua. Aspetta, Carlos! Rex! Vieni qui, dobbiamo raggiungere. Istinto territoriale di Carlos, confermato. Non ci prenderà mai. Continua pure, Shepard. Noi cerchiamo di seminare questo coso e ti raggiungiamo. Il divoratore si avvicina. Dimmi qualcosa che non so. Metallo di trasporto ottimo, integratore di ferro per dieta di divoratore. Secondo voi dove siamo? Il peggio è che Rex si sta divertendo. La guerra non è un passatempo. Attenti, ce ne sono altri più avanti. Li ho avvistati! Quasi seminato Kalros. Cerca di scendere da lì. Noi ti troveremo. Shepard, qua giù! Brad, tieni d'occhio quel divoratore. Non voglio ci colga di sorpresa. Vai in fretta, Rex! Siamo troppo esposti! Muoversi! È Kalros! Forza, Shepard! Ci siamo! Partite! Che ne è stato di breve? È possibile che sia sopravvissuto. A ogni modo era una vera scocciatura. Ora andiamo a chiudere i conti. C'è un razziatore che ci aspetta. Va bene.
Non credo che abbiamo un cannone abbastanza grande per quella cosa. L'obiettivo è la vendetta. Non il suicidio. Cureremo la genofagia a qualsiasi costo. Il futuro della mia gente dipende da questo. Allora spero che l'idea di cui mi parlavi sia valida. A dire il vero, era sua. Kalros, la manderemo contro il razziatore. Potrebbe funzionare? Già discusso strategia. Devo solo distrarre il razziatore, allontanarlo da torre mentre cura viene sintetizzata e rilasciata. Cosa vi fa pensare che verrà? Secondo le leggende, è la madre di tutti i divoratori del pianeta. È tanto la sua casa quanto la nostra. Se Tuchanka possiede una collera, questa è Kalros. Chi l'ha affrontata non è mai sopravvissuto. Ho già corso dei rischi in passato, ma questa mi sembra follia. E scontrarsi con la Sovereign non lo era. È l'unico modo per raggiungere quella torre e rilasciare la cura. Non c'è altra scelta. Ma come faremmo a richiamarla? La torre fu costruita in un'arena dedicata alla gloria di Kalros. I Salarian pensavano che avrebbe tenuto lontani gli intrusi. Sembra che abbia funzionato. Là ci sono due magli per divoratori, i più grossi mai costruiti. Se li attiverete, Kalros verrà. Dovrebbe distrarre il razziatore. Nel frattempo, laboratorio vicino. Finirò di sintetizzare cura. Cerchiamo di uscirne tutti vivi. Avremo una storia incredibile da raccontare. Aspetta. Voglio che tu sappia che qualunque cosa succederà, sei stata una campionessa per il popolo Krogan, un'amica del clan Urdnot e una sorella per me. Per ogni Krogan nato dopo questo giorno, il nome Shepard sarà sinonimo di eroina. Ora mostriamogliene il motivo. Va, qui ci penso io! Sono Urdnot Prax e questo è il mio pianeta! Ci vediamo dall'altra parte. Non morire, Shepard. Avrò cura pronta. Entriamo, forza! Prax. Sei fortunata che io sia qui. Ci penso io. Qua fuori ci sono addosso! Finalmente, il razziatore! State tutti bene? Tutto bene. D'accordo, Shepard! Sto alzando i magli! Dovrei attivarli entrambi! Ti consiglio di evitare il laser gigante! Quanti ricordi! Questa è la parte più semplice! Non fermiamoci! Restate al riparo! Non so se un riparo farà molta differenza. Comandante, qui è la squadriglia Artimek. Cercheremo di dare a quel razziatore...
uno dei vagli. Il secondo è sulla destra. Giungerti è tutta un'altra storia. È una follia. Mordin, è pronta la cura? Sì, caricata per dispersione in 2 minuti. Procedura traumatica per Eva, ma non letale. Ricerca di Melon preziosa. Sta bene? La stanno portando al sicuro. Sua sopravvivenza fortuna stabilizzerà il nuovo governo se Vrex avrà qualche idea. Buona coppia, futuro promettente per Krogan. Sala controllo in cima a Torre di Velo. Devo prendere ascensore. Puoi salire lassù? Sì, richiesto accesso manuale. Devo neutralizzare il sabotaggio di SOS. Assicurarmi che cura venga dispersa adeguatamente. Mordin, l'intera struttura sta per crollare. Deve esserci un altro modo. Bypass remoto impossibile. Colpa di contromisure di SOS. Non c'è tempo per regolare cura per variazione temperatura. No, nessuna alternativa. Non farò ritorno.
Consiglio di allontanarmi. L'esplosione potrebbe essere problematica. Morty, no! Shepard, ti prego, devo farlo. Mio progetto, mio lavoro, mia cura, mia responsabilità. Mi sarebbe piaciuto compiere teste su conchiglie. Mi dispiace. A me no, dovevo essere io. Qualcun altro avrebbe potuto sbagliare. Ho studiato specie Turian, Asari e Batarian. La temperatura è ora entro un campo accettabile. Dispersione iniziata. E grande esperto di scienza urbanistica e agraria, perché sono modello perfetto di scienziato.